sballare la... Un po'. Questa è la... Questa è la pizzica. Comunque. La pizzica. Diciamo che sì, la, è la base della pizzica. Ma la pizzica tu la devi sempre ballare. La sa ballare anche mia Giorelli, la sa ballare. Mia Giorelli ha fatto un passo accelerato quando è venuto. Oggi facciamo ciceri e tria. Ciceri e tria, che è tipico, no? Ciceri e tria. Che si intende? Ciceri... E la pasta. Sono i ceci. E tria è la pasta. È la pasta. Tria perché comunque è una pasta proprio che si... antichissima. E sono delle strisce di pasta larghe 2 centimetri e lo spessore più o meno 3 millimetri. Adesso comunque la facciamo insieme. La facciamo vedere, dai. Allora, Anto, la prima cosa che dobbiamo fare sono i ceci. Allora, li abbiamo ammollati per 12 ore, anche 14. Quindi la sera prima per il giorno dopo. Questi qua sono i ceci di Zollino, che è un paesino molto piccolo nella provincia di Lecce, quindi giù, proprio dove si fa questa minestra. E, oltre ai ceci, diciamo, bianchi, abbiamo anche i ceci neri. Ci sono un sacco di varietà particolari, però c'è anche un'altra cosa molto carina. Magari tutti ridono, però c'è il pisello nano di Zollino. E tu se vai a Zollino c'è una bellissima scultura proprio al centro di questa città, molto carina. Ma non c'è una realtà. È una realtà. E poi è bene che tu parli di queste piccole realtà, perché come abbiamo parlato prima degli artigiani è fondamentale. Allora, questi ammollati, quindi dal giorno prima andiamo a mettere acqua quanto basta per ricoprirli. Poi mettiamo soltanto degli aromi, quindi mettiamo una foglia di alloro, un po' di rosmarino all'interno e li lasciamo bollire fino a qua, magari lasceranno un po' di schiumetta, bisogna schiumarli e lasciarli bollire per circa un'ora e mezza più okay, o meno. Perfetto. Ok, quando sono pronti, noi li abbiamo già pronti in questa... Tra l'altro i ceci, Evelina, sono importantissimi nella dieta bilanciata. Sono legumi ricchi di proteine vegetali che si completano con gli aminoacidi dei carboidrati, quindi il piatto diventa ben equilibrato. Poi contengono anche degli acidi grassi, diciamo, intanto essenziali. Li scoliamo, vedi? Sì, noi infatti poi li andiamo a scolare, li andiamo poi a saltare, a completare la cottura. Dicevi, per chiudere? Sì, degli acidi grassi polinsaturi che aiutano a prevenire l'assorbimento del colesterolo, quindi è un piatto che favorisce anche la prevenzione cardiovascolare. Benissimo. Li scolo? Benissimo. Sì, questi li puoi scolare leggermente. Adesso andiamo a fare la pasta. La pasta fatta con semola rimacinata di grano duro e invece anche un po' di farina di grano tenero, quindi farina 00. Facciamo metà-metà. Sì, perché voi usate molto la farina di semola di grano duro, però insomma mischiata. Metà-metà, un filo d'olio, ma proprio poco. E mettiamo acqua quanto basta per ottenere un impasto abbastanza sodo, come quello che abbiamo fatto più o meno delle orecchiette, no? Esatto, l'impasto delle orecchiette è simile. Sì, più o meno se siamo intorno ai 300 grammi in totale, mettiamo circa 150 grammi di acqua. Quindi la andiamo a mettere e andiamo a fare il nostro impasto. Io ovviamente l'ho fatto prima perché ha bisogno di un po' di riposo, perché dovendo stenderlo con mattarello la pasta poi si rilassa e quindi diventa un po' più morbida e la posso lavorare meglio. E quindi ce l'abbiamo da questa parte, Anto, guarda, un impasto abbastanza. Sì. Ok. L'hai mangiato questo piatto, Lorenzo, quando sei stato in Puglia? L'ho mangiato e si mangia da, direi, millenni. È un piatto molto antico. Ma sai che la cucina salentina è una delle più storicamente attestate. L'altra sera guardavo Alberto Angela su Rai 1, che andava a Pompei. Vedi che guarda Alberto Angela. Certo. E diceva che proprio io stesso ho detto l'altra sera su Rai 1 che all'interno di alcune pignatte rinvenute a Pompei c'erano resti di fave e cicoria, per esempio. Un altro piatto che poi è diventato, cioè, che è famosissimo in Salento, no? È vero. Quindi è molto antica, quindi vedi, cucina tutto molto... Ed è anche legato al Natale questo piatto, sì, perché tantissimo. Noi lo facciamo... Sì, perché nella nostra zona, per esempio, davanti al caminetto, la sera, si mangia questa bella zuppa, no? È bella completa, o la sera, o il pranzo, però è proprio una cosa che raggruppa tutta quanta la famiglia. Durante le feste poi serve anche un po' un piatto così. Che ogni tanto no, ti purifica un po' da tutto quello che mangiamo. Sia, no? Lo dice sempre anche l'Evelina, peccato, quindi questa oggi sarà un po' contenta. Esatto, almeno oggi. Allora, Anto, e facciamo adesso le trie. Che possono, lasagna, che può essere torta, sarebbe incanulata, oppure liscia. Allora, liscia è questa qui. Esatto. Semplice. Torta invece è così. Bisogna fare un fiocchetto e poi con l'aiuto della mano bisogna arrotolare. Vedi? Aspetta che si è fatta troppo piena di farina e non gira. Allora...
Lasagna incannulata. Sì. Lasagna incannulata. Cannulata. Perché? Perché? Si è troppo cannulata. Diventa una cannulata. Si è troppo seccata. Sì. Mettiti un po' di acqua. Però tanto per fare sì. Con la mano dovete trascinarla verso di voi, vedete? Aspetta che c'ho. Beh, le luci tendono a asciugare la pasta. Perché si secca. È una cosa che abbiamo imparato. Allora, ci siamo. Basta bagnare un pochino la mano. Abbiamo bagnato la mano e poi le chiudiamo per così. E le lasciamo essiccare. Quindi io ce l'ho già pronte, ovviamente l'ho fatta stamattina quando sono arrivata e ce l'abbiamo già pronta. Okay. Allora, un po' di questa pasta la andiamo a lessare, quindi abbiamo già l'acqua in piena ebollizione con un po' di sale e la andiamo a bollire. E una parte invece? E l'altra parte invece le andiamo a friggere. E questa è la caratteristica, sì. Capito? Che anche la tria, cioè quindi la pasta, viene in parte fritta. Sì. Fritta in olio d'oliva, però in questo caso, in olio d'oliva o in olio extravergine d'oliva. Quindi la andiamo a friggere. I ceci come li abbiamo cotti? Allora, li abbiamo scolati. Quindi adesso abbiamo una bella padella qui, mettiamo un filo d'olio extravergine d'oliva. E voi avete un olio pugliese meraviglioso, per cui ognuno usa, secondo me è giusto che usi l'olio della propria terra, soprattutto quando fa un piatto della propria terra. Allora andiamo a mettere sedano, carote e cipolla, andiamo a soffriggere bene bene, proprio deve essere bello caldo. E adesso prima di tutto scoliamo la pasta che è già pronta, no? Vedete com'è bella fritta, no? Bella. Oh, scusate. Ok. Un attimo soltanto che non ho preso un foglio di carta. Vado io. E quindi da questa parte abbiamo già questo soffritto. Andiamo ad aggiungere i ceci. Giusto. I ceci belli già cotti. E andiamo a ultimare la cottura dei ceci. Quindi li insaporiamo in definitiva. Insaporiamo molto, no, bene. Sì, sì, devono essere belli saporiti. Esatto. E se vi piace un po' di peperoncino ci sta molto bene. Io lo metterei, sì. Vero? Mettiamo siete d'accordo? Peperoncino, sì. Poi se abbiamo anche il pepe, mettiamo anche un po' di pepe nero. Mascotti, d'accordo. Mettiamo un po' di pepe nero. Poi si digerisce di più col peperoncino o è una diceria? No, sicuramente aiuta anche la secrezione gastrica, quindi... Va bene. È un eupeptico. E quindi abbiamo questo bel soffritto, no? Da questa quindi parte. Soffritto con i ceci che abbiamo ricordato ammollati nell'acqua e poi fatti bollire un'ora e mezza. Quindi sono già cotti, questo è il sono già cotti. Se vi piace ancora di più cremoso potete aggiungere invece un po' di ceci magari un po' frullati, no? Se vi piace di più tipo una minestra un po' più consistente. Io frullo sempre una parte di legumi perché mi piace che poi si amalgami bella, bene. Sì, bello cremoso. Okay. Allora poi dopo, adesso le lasagne le andiamo a scolare direttamente. Vedete che si mantengono quindi belle. Quelle bollite si quelle mettono bollite. Dentro. Sì, si mettono dentro. E andiamo a ultimare la cottura. Ovviamente mi metto da questa parte un attimo, tanto che sto vedendo che questo fornello stava andando un po' troppo lento. Un po' lento, sì, ne abbiamo alcuni fornelli che vanno sono lento. Stanchi, sono sì. stanchi. Sono stanchi anche loro, capito? Allora, questo qua lo possiamo spegnere. Vedi, questo è saltiamo, quindi abbiamo da una parte che è la caratteristica la parte fritta, la pasta fritta, dall'altra abbiamo invece quella bollita come una normale pasta, la facciamo saltare nei ceci, sedano, carote e cipolle e adesso possiamo impiattare il nostro piatto meraviglioso. Un piatto bellissimo, natalizio, certo. Vicino al caminetto tutti quanti insieme, andiamo a mettere questa pasta all'interno. E quindi non è brodosa, è una pasta, è una pasta... Diciamo che ha una bella consistenza. Una bella consistenza. No? Una bella consistenza. E poi sopra andiamo ad aggiungere le... E questo io vi immagino tutta la tua famiglia con le tue ragazze, tuo marito, la tua mamma così davanti al caminetto. Che si mangia tutti insieme. Che si mangia tutti insieme, ciceri e tria. Bravissima Antonella, bravissima. Senti, ma io posso... Vai a vedere chi è? Vai a vedere chi è?